rieccoci alle Blanc. Saliamo di sopra e vediamo cosa vogliono dirci. Va bene, raduniamoci al ritrovo. Ma dai, vai alla destinazione. Neanche lo sforzo di fare la zona visitabile direttamente dalla metro. Ma che sforzo. E andiamo alla destinazione. Siamo sicuri che sia questo il posto? Io non vedo niente di strano. Non c'è dubbio, percepisco la stessa sensazione che ho avuto toccando la voliera. Chi avrebbe mai detto che questa storia mi avrebbe riportata qui? Nostalgia, non è cambiata di una virgola. Entriamo e vediamo com'è. Non è cambiata di una virgola. È normale, Coso. Non sono passato nemmeno 6 mesi dall'ultima volta che l'hai vista. Comunque, non avevo idea che Lei Ceraghi si fosse diplomata alla Shujin. Tanto tutti passano da questa scuola, a quanto pare. Nemmeno io. Eppure una presidentessa del consiglio studentesco dovrebbe sapere bene chi sono le celebrità che si sono diplomate nella sua scuola. Ex presidentessa. Forse voleva cancellare ogni traccia del suo passato qui. Che intendi dire? Le voci che abbiamo sentito nella sua prigione, quelle parole taglienti a quel pianto doloroso. Non so se lei fosse parte delle istigatrici o fosse la vittima di quelle angherie. Tuttavia l'ha vissuto e le ha procurato una ferita talmente insanabile da rifiutarsi persino di riconoscere la verità della questione. È quella verità che si è consumata qui. Dunque è per questo che la Shujin ha una stanza segreta. Vabbè, dovremmo sbrigarci. Cosa viene dopo? Anche se non siamo a Shibuya, questo luogo è comunque collegato alla sua prigione. Inserire la parola chiave giusta in Emma dovrebbe garantirci l'accesso come al solito. D'accordo, proviamo. Siete tutti pronti? Sì, pronti. La parola chiave, paese delle meraviglie. Parola chiave inserita correttamente, avvio navigazione. Ma chissà se anche la gente normale effettivamente avvia la navigazione o loro comunque inseriscono la parola chiave ma non hanno questi effetti. Noi sì, perché sappiamo cosa succede. Quindi questa è un'aula. Sarebbe questo l'aspetto di una scuola? È piuttosto diversa da quelle che appariva su internet. La distorsione cognitiva qui dentro è davvero potente. Che sta succedendo? Ehi, guardate! Ah, un fantasma! Davvero stai frignando? Patetico! Vuoi solo costringermi ad andarci piano con te? Hai imbrogliato anche lui con lo stesso trucchetto, vero? No, no, non lo farei mai! Questa storia... Cos'è questa storia? Dio, mi dai il volto a stomaco! Sul serio, perché respiri ancora? Forse dobbiamo uccidere questo fantasma, questa entità? Secondo me dobbiamo sconfiggerla. Wow, che simpatia, signorina! Sì, si sta per trasformare. La Madonna. Secondo me lei ci dà la chiave. Cosa sei? È un demone della titanite di Dark Soul. Ma abbiamo abbastanza spazio per combattere qui dentro? Ok, sì, c'è lo spazio. Non riesci proprio a mettertelo in quella stupida testa. Nessuno ti vuole qui intorno. Che schifo le persone così. Oh merda, che diavolo sta succedendo? Sta cosa ha dato di matto dai nulla. Anche la stanza è cambiata. Sono celle. Non c'è tempo, arriva. State in guardia, ragazzi. Vabbè, l'importante è avere lo spazio per combattere. Non ho abbastanza range. Aspetta, ecco fatto. Pendente. Assaltiamo. È il custode. Eh beh certo, il custode della chiave. Occhio Yusuke. È scomparso. Vabbè, finché il colpo non è andato. Aspetta, ecco fatto. Finché il colpo non va a male. Vai Sophie. No, ok, vai Gemon. Vai Gemon, in realtà era Yusuke. Ancora. Ah,
Occhio, occhio. Ora. Ai, schifa. Maledizione, Yusuke. Ok, aspetta. Ritorna da Yusuke. Ora. Ora. È il bello che continua a parlare con la sua vocina, tra l'altro, con quell'aspetto. Aspetta. Attenzione. Vai. Arigato Navi, l'ho sentita Sofia che l'ha detto, eh. Ma guarda come siamo comunque migliorati, ma veramente. Aspetta. Dove apparirà adesso? Clink! Finalmente, assalto! Vittoria! No, forse è ancora vivo. Ora, vittoria! È stato un gran successo. Eccolo lì. Quello è il lucchetto. E la chiave? Forse dobbiamo trovare anche la chiave ora. Ah, si è spezzato. Sta crollando ora sto posto, sicuro. Ho capito le grandi differenze fra questo e l'altro gioco. In questo gioco, oltre a dover trovare il... Forse possiamo passare dalla catena ora. Il tesoro, dobbiamo trovare anche ciò che custodisce il tesoro, romperlo e poi tornare nel castello prigione. Che cos'è stato quel frastuono? La gabbia della prigione non è più chiusa a chiave. Saremo in grado di accedervi? Sul serio! A quanto pare il nostro obiettivo più recente custodiva una chiave. In altre parole, abbiamo sconfitto il guardiano che la proteggeva. Un guardiano nei ricordi di Alice. Una chiave per la gabbia della sua prigione. Quindi la chiave ce l'aveva un'altra ombra e non Alice. Che diavolo stai blaterando? Niente, stavo solo pensando a quante differenze ci sono rispetto ai castelli. Perché è un altro gioco. Ben detto, nei palazzi non ci sono stanze simili o guardiani che proteggono chiavi in luoghi nascosti. Più o meno. Sembra quasi che più cose scopriamo, più le questioni si infittiscono. Se non fosse stato per Sophie, non saremmo riusciti nemmeno ad arrivare fin qui. Sono stata utile ai ladri fantasma? Mm-hmm. Puoi scommetterci. Lodi accettate. Oh, che carina. Beh, ti loderemo quanto vuoi più tardi. Abbiamo una gabbia per uccelli da sfondare. Giusto, ma prima dobbiamo sbrigare un ultimo compito nel mondo reale. Dobbiamo mandare la lettera di sfida ad Alice, così da poter recuperare quei desideri. Ma, domanda. Noi ormai non siamo dominio pubblico il fatto che siamo i ladri fantasma? O forse siamo conosciuti dalle forze dell'ordine? Questa cosa non l'ho ancora ben capita in realtà. C'ho un attimo di dubbio. D'accordo, non resta che inviare la lettera di sfida. Cosa ci scriviamo? Il nostro obiettivo sono i desideri che Alice sta strappando a coloro a cui ha risvegliato il cuore, giusto? Per cui dovremmo scrivere qualcosa tipo: ci riprenderemo i desideri che hai ghermito. Brava, ricorrere alla stessa logica sfruttata con successo per i tesori è la nostra carta migliore. Una volta che i desideri prendono forma, lo rubiamo e restituiremo alle vittime i loro desideri. Tutti dovrebbero tornare normali.
Ma cosa succederà ad Alice? Beh, dovrebbe avere un risveglio del cuore, che poi la farà confessare poco dopo. In realtà, questo è ancora tutto da verificare. Questa volta ruberemo i desideri che Alice ha ghermito da qualcun altro. Non si tratta del suo desiderio personale o della sua ambizione, né tantomeno dei tesori trovati nei palazzi. Non c'è modo di sapere se Alice avrà o meno un risveglio del cuore. Pur salvando quelle vittime, senza il risveglio del cuore di Alice, tutto si trasformerebbe in un inutile circolo vizioso. Ma se la lettera di sfida avrà effetto, il suo desiderio si manifesterà da dentro la gabbia. È lì, al suo interno, dovremmo imbatterci nell'ombra di Alice. Distruggendo il lucchetto abbiamo causato un notevole trambusto. Che sia con le parole o con i pugni, abbiamo sempre l'opportunità di risvegliare il cuore sfruttando la sua ombra, no? Facciamolo, affrontiamolo in uno scontro frontale. Oh, scusate. So che è un approccio pericoloso, ma se voi ve la sentite, vorrei provare a salvare anche Alice, non solo le sue vittime. Diceva di voler essere un raggio di luce capace di ispirare coloro che sono alle prese con i problemi della vita. Ti riferisci a quelle cose che diceva in TV? Non sono certo che le pensasse davvero. Beh, io sì. Io ho capito cosa l'ha motivata, il bullismo che ha patito in passato. Voglio dire, non vi è sembrato di rivivere parte del trauma di Alice in quella stanza segreta? Trauma? È come una ferita invisibile nel cuore di una persona. Si viene a creare quando si è costretti a vivere delle esperienze dolorose. Una ferita nel cuore. Forse quel trauma è la vera ragione per cui si è formata la prigione. Il trauma ha distorto il cuore di Alice, generando la prigione. È molto simile all'origine di un palazzo, mi sembra alquanto plausibile. Quindi forte desiderio, quindi cattiveria, diciamo, palazzo, forte trauma crea una prigione? Ha senso. Ma in che modo il trauma giustificherebbe l'attuale comportamento di Alice? È solo un sospetto, ma credo che consideri le sue azioni come una sorta di vendetta contro quel genere di ragazze che l'hanno trattata male. Rubare l'uomo di un'altra davanti ai suoi occhi. Sarebbe questo il modo di ottenere vendetta. È da malati. Ma ciò non basta a spiegare la massiccia operazione condotta dalla sua ombra. Ha mietuto davvero troppe vittime. E se avesse semplicemente continuato a degenerare perché nessuno era lì per fermarla? Diventare un monarca deve aver prodotto un quantitativo terribile di distorsione. Questo non fa che motivarmi ancora di più ad aiutare Alice. Se il suo cuore è distorto a tal punto, allora voglio almeno farle ricordare come ci si sente ad essere un raggio di luce per qualcun altro. È un caso irrecuperabile. Questo non lo so, ma qualcuno dovrà pur provarci. Non possiamo abbandonarla al suo destino. Lady Anne. Hai ragione. Grazie, Phoenix. Ti appoggio, facciamolo. Nemmeno io ho obiezioni. Tuttavia, se dovessimo affrontarla in combattimento, dovremmo evitare a qualunque costo di toglierle la vita. Assolutamente, questo è fuori discussione. Nel migliore dei casi, ci basterà farla ragionare. E se scrivessi io la lettera di sfida questa volta, c'è una cosa che devo dirle personalmente a tutti i costi. È tutta tua, non saprei, basta che sia cazzuta. Tutta tua. Grazie, sarà perfetta. Devi scrivere una lettera di sfida? Serve un consulto? Oh, tu puoi aiutarmi a scegliere le frasi giuste, Sofia. Fantastico, ora non ci resta che pensare alla consegna. Potrei avere proprio un piano per quella. Dopotutto, questa è una riunione speciale dei ladri fantasma. Dobbiamo fare le cose per bene. E vai, punti legame. Avete dimenticato di fare qualcosa? Assicuratevi di aver sistemato tutto entro stasera. Una volta mandata la lettera di sfida, non ci si può tirare più indietro. Invia la lettera, vediamo se c'è ancora qualcosa nel negozio. Niente di eccezionale, insomma. Vabbè, compriamole, visto che costano poco. Vediamo, abbiamo appena preso dei punti. 7 punti abbiamo. Per il negozio di Sofia. Oh dai, ho appena speso i soldi. Dannazione. Comunque, aspetta, 4, 2, 6, perfetto. Facciamo così. E, oh, posso aumentare anche questo. Mi rimarrebbero 2 punti. Aspettiamo per aumentare questo qua del negozio, che per adesso non è così importante. Facciamo ancora le maschere. E direi che con questi ultimi 2 punti aumentiamo i soldi.
Sì, direi che è un'ottima scelta. Più soldi abbiamo, più possiamo comprare. Avanziamo. Inviamo la lettera di sfida dopo un salvataggio, però